Siamo al congresso della Società Europea di Ematologia a Madrid, in Spagna, e è un periodo nel quale di grossa eccitazione per la leucemia linfatica cronica, per i pazienti affetti da questa malattia, per il fatto che abbiamo un numero di farmaci nuovi che funzionano molto bene e sono molto ben tollerati. Il futuro che intravediamo qua in questo meeting è la combinazione tra questi vari farmaci, con la speranza e l'idea di raggiungere degli stadi di malattia minima residua negativa nel quale il paziente potrà sospendere la terapia. Quindi le terapie potranno essere date per periodi limitati di pochi mesi, massimo un anno, e poi il paziente potrà sospenderla fino appunto di nuovo essere seguito come all'inizio, fino a quando semmai eventualmente la malattia ritornerà. Il tema oggi è anche come utilizzare al meglio questi farmaci, quindi come gestire bene la tossicità derivata da questi farmaci, in modo tale da non sospendere troppo presto un farmaco che è attivo in un paziente, e poi soprattutto riuscire a creare una sequenza corretta dei vari farmaci, quindi usare il migliore per ogni singolo paziente prima e poi successivamente usare gli altri in maniera integrata e corretta.